Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se siete nuovi sul canale vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un collezionista e venditore di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana vi porto sempre nuovi video relativi a tutte le carte che compro, le carte che vendo e tante piccole guide e tutorial per collezionisti ed aspiranti venditori proprio come me. Oggi ragazzi, altro video un attimino diverso e ve ne rendete subito conto perché mi vedete in faccia e c'è la webcam abbastanza grande sul vostro schermo. Perché praticamente, come forse avrete già capito dal titolo, oggi voglio parlarvi del giocare al gioco di carte online per capire meglio il mercato delle carte modern. Mi spiego meglio. Praticamente, fino adesso io conosco sicuramente molto meglio il mercato delle carte vintage piuttosto che il mercato delle carte dei set nuovi. Fino ad ora non ho mai capito perché alcune GX vendono di più, altri allenatori full art vendono molto di più di tanti altri nello stesso set. E oggettivamente questo accade perché praticamente c'è anche una scena competitiva del gioco di carte Pokémon. E praticamente, appunto, a differenza delle carte vecchie, dove praticamente le carte più vecchie, le carte che costano di più, sono effettivamente anche le più rare e quelle più belle, quelle che tutti i collezionisti vorrebbero avere, nella versione più moderna del gioco, di tutti i nuovi set. Tanti prezzi, ovviamente ci sono sempre le carte rare e belle che tutti i collezionisti vogliono, ma tanti prezzi sono anche praticamente fatti dal gioco stesso di carte, da quella piccola porzione di persone che oltre a collezionare queste carte ci giocano pure. Ed è per questo appunto che oggi voglio, in verità è da un pochetto che ho iniziato a giocare al gioco di carte Pokémon online e oggi però andremo a spacchettare un po' di pacchetti che ho accumulato sul mio account e poi in un prossimo video decideremo il set, non il set, decideremo il deck più forte che vorrò andare a costruire. Dopodiché, appunto, dopo che avremo deciso quale deck mi sembra più interessante per giocare questi prossimi mesi, compreremo un'altra valanga di codici e cercheremo di crearci questo deck da zero. Detto questo, adesso ci molliamo un secondo perché andiamo subito sul gioco. Ed eccoci qui sul gioco online. Allora, come potete vedere, ho qui alcune bustine da aprire, alcune ne ho già aperte, ma poi ho pensato che poteva essere interessante fare un video per spiegarvi quali erano le mie intenzioni con questo gioco. Quindi andiamo subito a vedere cosa andremo ad aprire. Poca roba, ragazzi, eh. Abbiamo 4 di destino sfuggente, una di gioco di squadra, ben 6 di legami inossidabili. E poi andiamo subito su Spada e Scudo, che ne abbiamo 5 da aprire e 3 di Fragore Ribelle da aprire. Allora, ragazzi, io non so voi, ma spero oggettivamente di iniziare a trovare qualche carta che attualmente è forte ed è utilizzata in un mazzo, e così poi da poter costruire pian piano su queste poche carte che sicuramente riuscirò a trovare qua dentro. Il mio vero e proprio mazzo con cui giocherò per i prossimi mesi e inizierò a studiare meglio l'ambiente competitivo di Pokémon. Allora, partiamo da gioco di squadra che ne abbiamo una. Andiamo subito a vedere cosa abbiamo qua. Ok. Due da scoprire, quindi questa probabilmente sarà una rara reverse. È un Aerodactyl reverse. E dietro qua c'è un Ninetales, neanche olografico. Va bene, dai. Allora, andiamo su. Ci teniamo, secondo me, destino sfuggente per ultimo. Andiamo sulle. Sì, dai, apriamoci tutti e 6 i legami inossidabili. Magari troviamo qualcosa, appunto. Qui, ovviamente, come collezionista, vorrei assolutamente vedere il Charizard e il Reshiram GX, però, insomma. Vediamo, qualsiasi cosa va bene. Per adesso non ci è andata bene, abbiamo un Butterfree raro. Continuiamo con il secondo pacchetto. Ancora
Nulla. Un Arbok raro. Neanche olografico, mamma mia. Dai, andiamo avanti ancora. Ok. Abbiamo un Rhyhorn e subito dopo abbiamo il Rhydon. E... Una carta alleati, di certo non credo sia una carta molto giocata, però alla fine è una full art e come collezionista mi piace in ogni caso trovare queste carte. Abbiamo Mac e Mac di Alola, Tag Team o alleati GX e quindi abbiamo trovato la prima carta ultra rara che volevamo vedere. Adesso speriamo di trovare qualcosa di giocabile. E... Un Dugtrio neanche olografico. Va bene, va bene. Ho perso il conto di quanti pacchetti abbiamo aperto, però insomma, magari voi lo sapete. Una cartana, questa almeno è olografico. Non credo anche in questo caso sia una carta molto molto interessante per il competitivo. Ne abbiamo due da aprire, quindi cosa può esserci di raro reverse di figo? Un Aromatis, ok, e... Salazzol, neanche olografico. Abbiamo già finito legami inossidabili. Allora, abbiamo detto destino sfuggente, ce lo lasciamo per ultimo. Apriamo i 5 di spada e scudo. E speriamo bene. I 5 di spada e scudo. Dai, dai, qualcosa di figo, qualcosa di figo. Raichu, molto bello. E... Dreadnought, va bene, dai, andiamo avanti. La sfiga non può continuare sempre, insomma, dai. Questo è il secondo, mi pare, di spada e scudo. Vediamo. Un Corviknight. Ancora niente. Questa è la volta buona, questa è la volta buona, me lo sento, me lo sento. Ne abbiamo due intanto da aprire. Un Cloyster, bello. E... Wobbuffet V, va bene, dai, ci accontentiamo, almeno è qualcosa di carino, insomma. Vediamo un po'. Un Blipbug e la rara. No! Un altro Wobbuffet, va bene, questa mi sa che è l'ultima perché sotto ho visto che non ci sono più altri pacchetti, dai. Un Ninetales, ok, va bene. Finito, abbiamo 3 di Fragore Ribelle e 4 di Destino Sfuggente e di carte che funzionano nel competitivo attualmente non sono riuscito mica a vederne. Speriamo di trovare qualcosa qui. Dai. In ogni caso, comunque, che troviamo qualcosa, che non troviamo, la mia intenzione è comunque di continuare questo viaggio nel mondo del gioco online. Mi sceglierò, penso, un gioco, mi sceglierò appunto un deck che mi garba e vi spiegherò quale e poi andremo ad aprire un'altra valanga di queste bustine. Adesso qua dietro c'è un Colossal, va bene, va bene. Secondo pacchettino dell'ultima espansione, anche se tra un po', ragazzi, esce Fiamme Oscure che non vedo l'ora. E Zacian, ok. Potremmo prendere il Zacian V dall'altra parte, quello sì che sarebbe stata una bomba. Ah, allora, Magmar e Garbodor, neanche olografico e... No, qua siamo sul negozio, qua siamo sul negozio. Ho sbagliato, abbiamo le ultime quattro di Destino Sfuggente e praticamente abbiamo trovato nulla. Abbiamo trovato una full art GX e sì, una full art GX alleati e 2V che tra l'altro è la stessa carta, davvero una sfortuna terribile. È per questo che io oggettivamente non spacchetto neanche, perché tanto, cioè, sono troppo sfortunato, sono troppo sfortunato. Dai, speriamo. Si continua con la sfortuna e abbiamo un Mr. Mime raro. Andiamo avanti. Questo è il Charmander più bello. È il Charmander più bello. Qua c'è la possibilità di una mini shiny, però. Vediamo. No, Mr. Ma no, non ci posso credere. Dai, almeno qua dietro. Un Eevee olografico.
due, abbiamo ancora due buste da aprire di Destino Sfuggente, dopodiché è finita. Dai, allora, cerchiamo la Shiny Vaporeon olografico. Questo significa che qua dietro c'è qualcosa di davvero interessante? Un Riolu Shiny, va bene, dai, mi accontento. Tanto questo comunque è Destino Sfuggente, anche in questo caso un po' più da collezione piuttosto che da gioco. Altre due possibilità. Oh, vuol dire che c'è un'altra carta davvero interessante qua dietro, perché abbiamo uno Zapdos olografico. Vediamo. Un Ralts Shiny. Va bene. Allora, ragazzi, bustine finite, adesso cambiamo di nuovo scena. Ed eccoci di nuovo qui. Ragazzi, uno spacchettamento direi abbastanza sfortunato. Non ho visto poi così tante carte che hanno catturato il mio sguardo, che ho iniziato a vedere appunto giocare nel competitivo, quindi... Ragazzi, siamo stati sfortunati, e detto questo, spero in ogni caso che vogliate seguirmi in questo viaggio nel mondo competitivo di Pokémon, anche perché io comunque sono una persona di natura molto competitiva, quindi mi sembra un buon modo per iniziare un'altra sfida. Detto questo, tra un mesetto, con l'uscita di Fiamme Oscure, ci sarà la rotation dei set, che quindi sostanzialmente alcuni set che attualmente sono giocati nel gioco di carte Pokémon verranno tolti dalla rotazione, appunto, verranno tolti dalla possibilità di essere giocati in tornei ufficiali standard, e quindi ci saranno molti movimenti, nuovi mazzi, nasceranno nuovi mazzi. Alcuni mazzi diventeranno più scarsi, altri diventeranno più forti, quindi mi sembra proprio il momento perfetto per iniziare ad avvicinarmi in questo mondo. Detto questo, ragazzi, se siete rimasti con me fino adesso, mi raccomando, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora già fatto e condividete questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!